Amici di TV Parma, buonasera e bentornati su TV Volley. Siamo a Sasso Maggiore per la nona giornata del campionato nazionale femminile Serie A2. Il Servizio Italia Terre Verdiane affronta qui in casa l'HF Volley di Frosinone. Una partita importante perché Frosinone è una squadra compatta, una squadra che ha raccolto parecchi punti in questo inizio di campionato, ma comunque è una squadra abbordabile, ci si può provare. In settimana è rientrata Martini, ma non sapremo ancora se fa parte della partita. Si è allenata anche Micaela Perini, probabilmente sarà in campo dall'inizio, però insomma ci sarà bisogno di tutte, mai come oggi bisogno di tutte. Allora state con noi, andiamo a vedere questo match, Servizio Italia contro IHF Frosinone. Nel sestetto partente c'è la novità al palleggio per il Servizio Italia. Botti mette la regia in mano a Perini, che non tradisce. Le verdiane però faticano in ricezione e gli attacchi non sono efficaci. Con un blockout vincente di Köhler si arriva al 16-10 per Frosinone. Frosinone che continua a spingere e grazie agli attacchi efficaci di Marquez annullate 3 palle 7. Frosinone con una veloce di Spataro chiude per 25-18. Parte bene il Terre Verdiane, avanti in questo inizio. Coach Botti cambia più volte le bande, dentro Ciantava e Fabri, per Rania e Manfredini. Cambi che danno i loro frutti, mantenendo il Servizio Italia sempre in scia. Frosinone arriva al secondo timeout tecnico avanti 16-15. Finale al Cardiopalma, annullata una palla set a Frosinone, un errore delle laziali e un primo tempo di Chiara Lapi chiudono il set a favore delle Verdiane per 26-24. Fabri e Ciantava in campo già dalle prime rotazione, ma il Servizio Italia fa fatica, soprattutto in ricezione. Massimo vantaggio che arriva a 6 punti per Frosinone quando il Servizio Italia prova a rifarsi sotto, ma Zanin e compagni riallungano. Frosinone vince così il terzo set per 25-15. Quarto set inizia con in evidenza la centrale laziale Virginia Spataro che conquista 4 punti consecutivi tra muri e primi tempi. Poi però va in battuta Manfredini che spara cannonate al salto e fa 3 ace di fila. Terre Verdiane guidate ancora da un buon servizio, stavolta di Perini, allungano di 5 lunghezze. È un grande Terre Verdiane, si compatta, lotta e vince in scioltezza per 25-18. Pronti via, 3-0 Terre Verdiane, poi è subito 3 pari. Le squadre si danno battaglia punto a punto, si cambia campo sull'8 a 5 per il Terre Verdiane. Un vantaggio che viene recuperato da Frosinone grazie anche a Gina Neschi. Poi le Verdiane, guidate da una sontuosa Doccarmo, prendono in mano le redini del tie break e tutte e 12 le ragazze impegnate quest'oggi vincono il tie break per 15-13 e l'incontro per 3-7-2. Nossa, nossa! Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? È stata una bella vittoria, un bel Terre Verdiane, una vittoria di tutta la tua squadra, di tutte le tue ragazze questa sera. Ma proprio tutte, perché avevamo, sappiamo il problema del palleggio che non era disponibile, quindi partire con questa sfida che per noi era molto importante, come eravamo messi ci voleva grande grinta. L'hanno dimostrata come al solito, l'ennesimo tie break, stavolta l'abbiamo vinto. Quindi sono 2 punti per noi molto importanti, poi davanti al nostro pubblico che ha gioito. Fondamentale. Io credo che questa squadra si deve convincere che può giocare con tutti, indipendentemente dalle situazioni che via via possiamo affrontare o possiamo trovarci a dover affrontare, piccoli infortuni o cose del genere. Ormai abbiamo visto che possiamo giocare con tutti, abbiamo fatto qualcosa come 6 tie break, alcuni vinti, alcuni persi, ma quindi vuol dire che siamo lì. Quindi dobbiamo solo crederci e credo che oggi abbiano dato un segnale importante. L'allenatore, le ragazze, l'allenatore tra l'altro che era anche lui infortunato, a cui voglio fare i complimenti perché è stato molto bravo. È stata una partita incredibile, cioè io sono ancora emozionata quindi non so cosa dire.
e abbiamo giocato tutte, ci siamo aiutate tutte tantissimo e due punti meritati, lottati fino all'ultimo secondo, anche il tie break punto a punto. Sono contenta, sono tanto felice. Allora siamo con Micaela Perini a commentare questa bella vittoria. Micaela, quest'oggi in campo da protagonista. Sì, sono ancora un po' agitata, non so cosa dire. Sì, è andata bene, quei set soliti, il primo dove fatichiamo sempre, però abbiamo grande cuore, abbiamo gran voglia di vincere, si è visto. Scusate, sono senza voce, ma alla fine abbiamo vinto, sono contentissima. Ho messo a posto tutto, una bella vittoria come ci vuole. Abbiamo dato tutto però, è quello che c'era da dare. Chi ha giocato ha dato tutto, veramente, veramente tutto. Bene. Sono molto contento. Grazie. Ci vediamo a Casalmaggiore. Infatti, come diceva il signor Botti, ci vediamo, ci sarà un turno infrasettimanale durante l'8 di dicembre in queste feste. Il Treverdiane giocherà in trasferta a Casalmaggiore, quindi poi ci sarà la seguente partita in casa e la domenica sera. Comunque partite ravvicinate, ringhi serrati, allora usciamo da questi, da questa bella vittoria, due punti importanti per la classifica, per il morale. Le ragazze sono uscite tra il trionfo del pubblico di Salso, quindi tutto è bene, quel che finisce bene. Volevo ringraziare Sergio Ciati come sempre alle riprese, Walter Perotti in regia e Paolo Frigeri. Buona settimana a tutti.